Il miglior blues d'Europa si è incontrato a Tolosa, dove si è svolto il blues contest più importante a livello europeo, l'European Blues Challenge, giunto ormai alla sua terza edizione. Organizzato dall'European Blues Union, associazione che riunisce tanti operatori del settore, quali musicisti, promoters, festival, discografici, magazine e radio, è diventato in pochi anni l'appuntamento più prestigioso per l'intera comunità blues europea. Ai piedi dei Pirenei tanta buona musica ovviamente, ma non solo. E così i tanti operatori europei del settore hanno colto l'occasione per incontrarsi e confrontarsi all'interno dell'Assemblea Generale dell'Associazione. Alla presenza di quasi 150 aderenti è stata inoltre ufficializzata la città di Riga quale sede della prossima edizione dell'European Blues Challenge e sono state presentate le candidature di Bruxelles e Milano per l'edizione del 2015. Ciao, sono Caroline della Famosa Music. Io sono qui al European Blues Challenge nella giuria per rappresentare la Germania. Sono entrata anche nel board del European Blues Union. Sono molto, molto fortunata, molto felice. E sì, adesso vediamo cosa possiamo fare per i prossimi anni. Sì, sono molto contenta questa volta perché ci sono tanti contatti che abbiamo fatto qui, ci sono tante persone importanti che abbiamo già conosciuto, abbiamo fatto un networking molto importante per il futuro della mia agenzia e anche per l'etichetta Famosa Records che ho fondato l'anno scorso. Con il Blues Market, inoltre, 80 espositori e diversi operatori hanno potuto gettare le basi per future collaborazioni, nutrita la partecipazione di operatori italiani. Gianluca Di Maggio, direttore artistico di Trasimeno Blues e membro della giuria dell'European Blues Challenge, ci presenta l'evento. Siamo a Tolosa, dove il mondo del blues europeo si ritrova per 3 giorni. Un appuntamento, un meeting molto importante. Sono qui con tutti gli operatori del blues europei da ben 20 stati europei. Ci sono festival, promoters, agenzie, musicisti, giornalisti, operatori dei media. Quindi è un contesto davvero molto importante. European Blues Challenge è anche il concorso che vede esibirsi ben 20 artisti, uno per ciascun paese partecipante, un concorso che sancirà il vincitore proprio in questi giorni. E noi di Trasimeno Blues abbiamo avuto l'onore di essere invitati a far parte della giuria e questo è davvero un motivo di grande orgoglio. Sono Antonio Boschi, Parma, rappresento il Roots and Blues Festival, in una buona parte rappresento forse anche il Blues Made in Italy, comunque cerco di rappresentare in queste edizioni il blues italiano che va esportato, va fatto conoscere perché ci sono delle grandissime realtà a livello musicale e non. Noi siamo di Piacenza e organizziamo da 10 anni il Festival del Mississippi al Po, un festival blues, ma non solo, anche letteratura, arte e musica contemporanea sempre proveniente dagli Stati Uniti. Ah, direi che l'EBU è una grande occasione per chi promuove cultura, chi promuove musica e credo sia importante farla crescere un po' tutti, impegnarsi, ognuno nel suo piccolo per far crescere questa organizzazione che mi sembra stia già ad un ottimo livello. Io sono Francesco Piu e sono qua, diciamo, per rappresentare uno degli aspetti del blues italiano. È una bella cosa perché ci sono tante realtà da tutta Europa, quindi ci si confronta un po', si vede come lavorano anche gli altri festival, quindi un motivo di crescita. Sono Giancarlo Trenti.
Rappresento Slang Music Italy, un'agenzia di booking con sede a Brescia. E mi fa piacere essere qua, spero di incontrare anche altri festival tipo Trasimeno Blues. Gianni Ruggero, Group Company e Lodi Blues Festival. Siamo qui a rappresentare i nostri artisti, il nostro festival, e a cercare di creare rete con gli altri operatori europei. Prima volta all'European Blues Union, all'European Blues Challenge, e devo dire che per il momento c'è un grande movimento. Vedremo se col tempo arriveranno anche i risultati, si creerà effettivamente un movimento concreto per gli artisti che rappresentiamo. L'European Blues Union è un'associazione creata oramai 4 anni fa, che ha sede legale a Bruxelles e che si occupa e raccoglie gli appassionati di blues di tutta Europa per promuovere il blues appunto in Europa. Tra le varie iniziative che ci siamo dati come obiettivo, il primo obiettivo era l'European Blues Challenge, quindi una competizione tra gruppi europei, il cui premio era la possibilità di suonare in vari festival europei. Adesso stiamo ingrandendoci pian piano, l'anno scorso abbiamo creato l'Open Market, quindi un spazio di esposizione per i membri dell'European Blues Union, che quest'anno è diventato il Blues Market e si è addirittura raddoppiato, e speriamo che diventi un evento che si possa staccare e quindi distanziarsi sia temporalmente che spazialmente durante l'anno. E tra i vari progetti futuri ci sono anche i Blues Awards, ovvero dei premi che daremo ai musicisti di blues essenzialmente europei. Quest'anno, nonostante ci fossero alcune richieste per mantenere l'European Blues Challenge a Berlino, dove si è svolto il primo e secondo anno, abbiamo accettato il desiderio di molti paesi europei di vederlo itinerante, quindi ci troviamo a Tolosa in Francia. Abbiamo la General Assembly, quindi l'assemblea generale dell'associazione non profit, abbiamo l'European Blues Challenge il venerdì e il sabato sera, in cui si incontrano ben 19 band europei. Purtroppo quest'anno i bulgari non ce l'hanno fatta a venire. C'era bisogno di creare l'European Blues Union? Dal mio punto di vista sì, non solo in Italia come qualcuno potrebbe credere, in vari paesi ci sono difficoltà a consorziarsi e a collaborare, e quindi l'European Blues Union può essere, chiamiamolo così, un cappello internazionale che aiuta e fornisce anche più visibilità agli stessi promoter, discografici, musicisti e riviste, DJ, persone che hanno comunque programmi in radio, tutti coloro che fanno i loro piccoli sforzi a livello nazionale per diffondere la musica blues. Momento cruciale dell'evento è stata la finalissima al club Le Bikini, fantastico locale alla periferia di Tolosa, in cui si sono esibite le 20 band vincitrici delle rispettive selezioni nazionali. A raggiudicarsi l'ambito riconoscimento gli italiani Veronica and the Red Wine Serenaders, formazione milanese tra le più affermate nella scena blues italiana. Nella serata conclusiva del 9 marzo, davanti a un parterre di operatori del settore di primissimo ordine e ad una platea gremita di tantissimi appassionati, la formazione italiana, composta da Veronica Sbergia, Max De Bernardi e Alessandra Cecala, ha dato vita ad uno show straordinario, esibendo strepitose capacità vocali e strumentali, una accattivante presenza scenica e un senso dell'humor non comune, presentando brani originali arricchiti da arrangiamenti assolutamente contemporanei. Parto da questo fantastico trofeo che testimonia una cosa incredibile, assolutamente nessuno di noi avrebbe mai potuto pensare davvero di ricevere questa grandissima onorificenza. Siamo partiti con l'intenzione di venire a suonare, farci una gita a Tolosa, incontrare nuovi musicisti, fare un po' di network, e invece torniamo a casa con una bellissima soddisfazione professionale e siamo molto molto felici di aver insomma vinto il primo posto in questo prestigioso concorso. Rock and roll! Sì, che aggiungere di altro? Che aggiungere? Siamo piacevolmente stupiti e che dire, grazie a tutti quelli che hanno sempre creduto nella nostra musica. Sappiamo che sono in tanti, per cui dedichiamo questa vittoria a voi, perché senza le orecchie e le anime che ci ascoltano non potremmo esistere neanche noi. Un bel grazie a tutti. Il successo italiano assume ancora più valore considerando la concorrenza fortissima in questa edizione del Blues Challenge, visto il livello artistico ed il profilo professionale presentato da tutte le altre band in concorso.
Un successo eccezionale dunque per la scena musicale italiana e per il blues in generale, che getta uno sguardo agli appuntamenti estivi italiani e accresce la curiosità in vista dell'European Blues Challenge 2014 di Riga.